Nella serata del 28 novembre, presso il Cineteatro Cannata di Nicosia, la cooperativa Aquarius ha presentato La Cantica del Lupo e l'Altre Stelle di Nicola Lo Bianco, un recital tratto dalla Divina Commedia su regia di Claudio Fosco Russo. Sono stato il primo in Italia ad avere proposto, con una scommessa evidentissima e difficilissima nel contempo, la Divina Commedia nelle piazze. Tentativo che riuscì appunto 31 anni fa con Stefano Santaflores nel castello aragonese di Piazza Armerina. Stiamo continuando dopo 31 anni a portarlo tra gli studenti, tra il pubblico serale e mattutino, con grande successo, devo dire, grande soddisfazione. Questo lo ha fatto la cooperativa Aquarius di Piazza Armerina, che peraltro io rappresento. Lo spettacolo è stato introdotto dal professor Alessandro Rizzo, che ha presentato il regista e l'autore dell'opera teatrale. Un testo sulla Divina Commedia, tra l'altro, mi ha dato la possibilità di far capire anche ai sordi, perché ce ne sono tanti, di far capire anche ai sordi che Dante Alighieri non è un autore, un poeta del 300, punto e basta, ma è un poeta attualissimo. La poesia di Dante non è scaduta, la poesia di Dante è attualissima, oggi più che mai. Sul palco nicosiano a leggere Dante un grande attore italiano, Giuseppe Pambieri. Una bella esperienza nata da questa telefonata che mi fece appunto Claudio Russo, mi spiegò di cosa si trattava, questo spettacolo trentennale, e mi affascinò l'idea moltissimo. Ho ricevuto il testo, l'ho letto, è un concentrato dei momenti più poetici della Divina Commedia, ovviamente non è esaustiva, no? È chiaro, siamo in un'ora, però efficacissima, scritta molto bene da Lo Bianco, anche in modo teatrale, ma soprattutto con le aggiunte nello spettacolo, anche di altri efficaci interventi del balletto, che è molto molto bravi, sono due ragazzi molto bravi e di grande presa sul pubblico, le musiche, perché no, non ricordare anche le musiche, tutto insieme che è fuori uno spettacolo, insomma, molto affascinante. I mimi, Alessio Chiello e Giulia Piana, hanno animato l'opera con la propria suggestiva danza, su una musica che ha costituito l'ideale trampolino emozionale alla potenza espressiva della parola del padre della lingua italiana. Lo spettacolo, proposto con la finalità di valorizzazione artistica del territorio, ha visto la sala del teatro gremita di pubblico e l'incasso, tolto le spese, verrà destinato alla valorizzazione delle opere artistiche della Cattedrale di San Nicolò di Nicosia. Ha coordinato l'organizzazione la Cellula Cultura e Comunicazioni Sociali della parrocchia San Nicolò di Nicosia.